se noi pensiamo al modo con cui l'economia ha navigato negli ultimi tempi, abbiamo un punto di partenza di era industriale con una forte centralizzazione. Il terrorismo, il fordismo, la fabbrica, tutti in fabbrica. E poi tutti in città per andare tutti in fabbrica. Ovvero una concentrazione, diciamo, della produzione. Dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo avuto una concentrazione della finanziarizzazione. E più recentemente una centralizzazione del rischio. Cioè cruscotti per cui se perdo da una parte posso recuperare da un'altra. Nel caso delle grandi corporation, quindi, questo è stato molto molto più facile. Questo sistema centralizzato e globale funziona bene finché non c'è una scossa tellurica. La scossa tellurica c'è stata nel 2008 e ha messo in ginocchio tutto il mondo con quella crisi finanziaria. E guarda caso, dato che i simboli sono importanti, proprio nel 2008 nasce l'operazione blockchain nella sua versione moderna, così come ne stiamo parlando oggi. Ecco, è uno spartiacque simbolicamente molto rilevante. Che vuol dire? Che l'intera economia passa da un sistema centralizzato e fortemente costruito intorno al nucleo verso quello che tutti indicano come l'economia liquida, decentralizzata, democratica. È un cambiamento epocale, è un punto di non ritorno? Grazie. Per l'invito innanzitutto e per queste domande molto profonde io parto, poi a un certo punto mi fermi perché sei partito dal taylorismo, quindi diciamo sono questioni molto importanti. Le parole chiave, appunto, centralizzazione e decentralizzazione da una parte e anche fiducia dall'altra. In questa letteratura emergente sul blockchain, trust è uno degli elementi, diciamo così, più importanti, anche se, e lo dico subito, paradossalmente, se c'è una cosa di cui non ha bisogno un blockchain che si realizza, è esattamente la fiducia. Cioè l'esistenza di un blockchain crea un maggiore affidamento, ma in realtà proprio l'esistenza di un blockchain rende la fiducia inutile, nel senso che da un punto di vista economico la fiducia è un bene che esiste esattamente nella misura in cui le informazioni non sono condivise e permane un'incertezza. Per questo si fa una relazione di fiducia. Nel momento in cui determinate informazioni sono disponibili, i contratti sono auto-enforceable, cioè si eseguono da soli, evidentemente anche la questione della fiducia può essere superata. Però partirei dal tuo punto, perché diciamo questa questione del blockchain è stata mirabilmente introdotta dalla coppia Frullone-Sassano, e poi sarà affrontata su temi specifici di focus tecnici settoriali. Però c'è un punto importante che secondo me merita approfondire nel dibattito anche internazionale, e cioè un approccio interdisciplinare di quella che io chiamo, insomma, di law and economics, cioè che cerchi di capire in che senso questa rivoluzione di blockchain si integra con come dire, i compiti istituzionali e di mercato che conosciamo, la regolazione, la divisione fra Stato e mercato, il ruolo delle authorities per esempio, ma più in generale il rapporto fra imprese e mercato. Ora, se noi guardiamo a queste due parole chiave, centralizzazione e decentralizzazione, informazione, non informazione, e anche fiducia, ci accorgiamo che tutta la storia in fondo delle istituzioni in economia nasce da questo. Adam Smith si era inventato una metafora che era quella della mano invisibile per spiegare come è possibile che il mercato produca risultati efficienti, e lui proprio si è inventato questa, diciamo, metafora della mano invisibile per dire: le informazioni che sono disperse in ciascuno di noi nella nostra vita, informazioni anche sui nostri desideri, su ciò che vorremmo scambiare o produrre e così via, sono quelle che una volta che vengono immesse sul mercato circolano, e la loro circolazione permette di realizzare scambi mutualmente efficienti. E quindi è come se ci fosse sul mercato una mano invisibile che spinge. Oggi qualcuno direbbe questa mano invisibile fa nudging, no? Che spinge i soggetti a realizzare transazioni che altrimenti, se non ci fosse un confronto di mercato, cioè un confronto di rivelazione di informazioni private, non esisterebbe.
La cosa interessante è che molti, per esempio Amartya Sen, hanno fatto notare che questa ipotesi di mercato che funziona benissimo da solo, con questa metafora della mano invisibile, in realtà funziona perché ci sono altre due mani, che infatti tu nella tua slide iniziale hai messo, e spesso si trovano nelle slide che identificano, insomma, rappresentano la blockchain, e cioè quella che appunto Amartya Sen chiama la questione della fiducia, che non c'è nella ricchezza delle nazioni di Smith, ma c'è in un altro libro che si chiama La teoria dei sentimenti morali, nei quali ovviamente Smith dice, ovviamente perché il mercato funzioni, non basta la mano invisibile, ci vogliono queste due mani che sono la stretta di mano. E Smith dice, a handshake is a handshake, una stretta di mano con onore fra due persone, una stretta di mano che rende eseguibili i contratti. In realtà, diciamo, a parte queste questioni dell'onore, che appunto erano molto presenti nei mercanti iniziali che avevano realizzato i libri master di cui ci parlava Roberto Viola in Italia, nel corso del tempo anche gli economisti si sono resi conto che c'è l'opportunismo, cioè c'è la possibilità che ciascuno di noi, quando ha una relazione con qualcun altro, sia per scambiare prestazioni sia per scambiare diritti di proprietà, possa approfittare in realtà dell'accesso privilegiato a determinate informazioni, anche rispetto ai propri comportamenti futuri, per ottenere di più in una certa relazione. Quindi la simmetria informativa genera opportunismo, questo rende i contratti spesso cosiddetti incompleti, cioè rende dei contratti a rischio di rinegoziazione futura, e questo riduce la fiducia e quindi fa aumentare i costi di transazione e può generare inefficienza sul mercato perché scambi potenzialmente efficienti non vengono realizzati. Di qui diverse soluzioni, la faccio molto breve: o non si fanno i contratti, oppure abbiamo due istituzioni che devono nascere dentro il mercato per accompagnare questa efficienza. Una è, diciamo, la giurisdizione, i tribunali, le authority se volete, la regolazione se volete, l'altra è l'azione privata, cioè contratti fatti in un certo modo, ovvero organizzazioni, diciamo così, di informazioni che prendono la forma alternativa al mercato, cioè la forma della gerarchia, l'impresa, dove non c'è più un rapporto contrattuale tra pari, ma c'è qualcuno che comanda gli altri e gli indica cosa devono fare, l'imprenditore con il lavoratore, cioè si trasforma un rapporto paritario contrattuale sul mercato in un rapporto gerarchico. Queste soluzioni, che sono tipiche del capitalismo evidentemente, e dell'evoluzione del capitalismo così come l'abbiamo conosciute, comportano che ovviamente l'accesso all'informazione diventa un accesso anche di, tra virgolette, potere. Chi ha maggior accesso all'informazione riesce ad utilizzarla a proprio vantaggio, evidentemente può esercitare un potere contrattuale. E sia le regole contrattuali, civilistiche, tribunali e così via, sia le regole che le autorità mettono sul mercato servono esattamente a disciplinare questo potere e a incanalarlo verso forme di efficienza. Ora, a questo punto, qual è la novità in questo contesto del blockchain? La novità è che questa informazione, che più, come diceva Hayek, è diffusa sul mercato, più ne aumenta l'efficienza, permette effettivamente di essere registrata, di essere accessibile a tutti, di essere pubblica. Qualcuno dice di essere democratica, io vi pregherei, almeno in questi contesti, diciamo, di tecnologia, per un momento la parola democrazia, che secondo me oggi merita riflessioni approfondite, mettiamola un attimo da parte, nel senso, parliamo di decentralizzazione, parliamo di accesso pubblico all'informazione, capacità di tutti di accedere, diciamo democracy by design è un concetto che merita approfondimenti. Dicevo, la novità del blockchain consiste esattamente nel fatto che le informazioni diventano improvvisamente accessibili a tutti, le asimmetrie informative il più possibile vengono ridotte, vi sono più passi attraverso queste chiavi con i quali possiamo confermare il nostro consenso, si permette un altro aspetto importantissimo per la sharing economy, cioè di frazionare i diritti di proprietà in singoli pezzettini entitlement, no? Per cui si riesce anche a coordinare usi rivali rispetto a determinati diritti di proprietà, e tutto questo avviene attraverso i cosiddetti smart contracts, cioè contratti che non sono più incompleti, cioè a prova di rinegoziazione, ma che al contrario hanno la capacità di autoeseguirsi in relazione ad una serie di istruzioni che hanno ricevuto.
Questa cosa certamente riduce i costi di transazione e quindi è certamente orientata a far che cosa? A dare al mercato, a restituire al mercato quell'efficienza che la mano invisibile, come dire, di Smith aveva pensato. C'è un elemento importante nelle cose che diceva prima Mario, e cioè che c'è un altro elemento che è il motivo per cui tu parli di disruptive. Probabilmente non ti riferivi alla disruption rispetto alle istituzioni classiche del capitalismo, l'impresa, il mercato, la regolazione, il ruolo Stato-mercato e così via, ma ti riferivi alla disruption rispetto alle piattaforme attuali, tant'è vero che poi c'è scritto gli OTT sono comunque, no, nostri amici, in OTT we trust. E quindi, diciamo, è una disruption, ma che avviene contemporaneamente all'altra disruption, quella che stanno realizzando le piattaforme. Qual è il punto? Che le piattaforme hanno effettivamente, le piattaforme digitali, riducono i costi di transazione, ma attraverso l'accesso esclusivo e proprietario ai dati che gestiscono attraverso gli algoritmi, creano questo paradosso di ridurre i costi di transazione, che per gli economisti, diciamo, di 50 anni fa, 60 anni fa era un paradosso, ridurre i costi di transazione degli scambi sul mercato, ma nello stesso tempo aggregare le transazioni dentro la piattaforma, perché per gli economisti tradizionali, un po' classici, quanto più riduco i costi di transazione sul mercato, quanto più ho sul mercato dei soggetti piccoli, come dire, una concorrenza atomistica, perché non ho bisogno di aggregare nelle imprese, in organizzazioni gerarchiche le transazioni, perché il mercato funziona da solo, quindi con i contratti facciamo tutto. Le piattaforme digitali hanno questo paradosso che da una parte intermediano riducendo i costi di transazione, ma dall'altra parte sono titolari esclusivi di tutta l'informazione che si genera nel mercato, quindi è come se fossero un mercato dove la mano invisibile in realtà, oltre a fare gli scambi, si trattiene tutta l'informazione che produce, mentre il beneficio della informazione nei mercati ideali, diciamo, che funzionano bene come concorrenza, è che l'informazione diventa un bene pubblico, cioè viene restituito al mercato e rivelato al mercato. Quindi la disruption della blockchain a cui tu facevi riferimento è esattamente questa, che a differenza dell'aggregazione delle piattaforme, che resta di tipo gerarchico per quanto riduce i costi di transazione, in realtà una blockchain pubblica decentralizzata permette il miglioramento ulteriore di avere l'informazione che di nuovo resta pubblica e non a caso trasferisce alla blockchain il suo valore. Questi, diciamo, sono degli aspetti di cui bisogna, secondo me, discutere, perché hanno un impatto prospettico anche per i regolatori, perché la regolazione potrebbe a sua volta utilizzare meccanismi di blockchain e quindi limitandosi a stare un passo indietro rispetto all'esercizio specifico e sul campo dell'attività regolatoria, per esempio facendo una regulation by design attraverso blockchain. Uno dei casi più evidenti su cui l'autorità è impegnata, per esempio, è quello del diritto d'autore, perché in quel caso diventa evidente che tu puoi realizzare un meccanismo di contratti e quindi sostanzialmente torni all'idea della regulation by contract, però attraverso una tecnologia che ti permette di intervenire e di, diciamo, controllare ogni volta la situazione. Quindi è certamente un mondo incoraggiante, è una novità per l'evoluzione del capitalismo, è una forma istituzionale nuova ed effettivamente, diciamo così, può essere una rivoluzione. Però c'è un però finale, secondo me, oltre ai costi dell'energia e così via, ecco, ci vogliono un po' più di economisti, vedo il professor Cardani e il professor Polo, che aiutino a riflettere su queste tematiche, perché è vero che la riduzione dei costi di transazione è assolutamente positiva e peraltro, diciamo, c'è un precedente nell'analisi economica del diritto di giustificazione efficiente di meccanismi tipo blockchain. Uno è il tema dei friend, cioè di come costruiamo degli standard per diritti di proprietà intellettuale che fanno parte, diciamo così, di software che diventano degli standard, no? E quindi
l'idea di costruire insieme, cooperativamente, ciascuno per un proprio pezzetto, la creazione di un nuovo standard, e quindi far vedere come forme di cooperazione in cui ciascuno può controllare gli altri sono efficienti rispetto a meccanismi alternativi di mercato. L'altro esempio è quello del software, no? Del free open software, che di open source software, che in effetti anche lì ha dei meccanismi di creazione cooperativa. Qual è il però che va studiato, secondo me, assieme un po' agli economisti, è che se è vero che una delle cause dell'inefficienza dei costi di transazione, per cui si sono emerse nel corso del tempo del capitalismo delle istituzioni alternative per governare transazioni ad elevati costi di transazione, e quindi una delle cause è asimmetria informativa, opportunismo, necessità di contratti che si autoeseguono, di un enforcement forte, e quindi in teoria un mondo con enforcement è perfetto, è un mondo meraviglioso. Dall'altra parte però l'altro tema che può creare dei problemi evolutivi, soprattutto in contesti molto innovativi, è dato dai costi dell'adattamento. Cioè sono due problemi principali che si hanno sul mercato: i costi di accesso all'informazione e quindi anche i costi di transazione, ma anche quanto ci costa adattarci al cambiamento. C'è un trade-off tra queste due cose, perché più facciamo dei contratti precisi che non possiamo modificare, più abbiamo difficoltà e ci costa di più adattarci a cose nuove, a nuove informazioni, a nuove modalità di adattamento, a sperimentare anche nuove forme organizzative. Allora, la bellezza in un certo senso del blockchain potrebbe anche far emergere un mondo nel quale siamo stati talmente bravi a vincolarci reciprocamente che perdiamo anche una libertà nell'adattamento, che invece è uno dei punti fondanti delle istituzioni alternative al mercato che hanno funzionato nel corso del tempo. Finisco. L'altro tema grosso, ma non ne parlerò, è che stiamo parlando di riduzione delle asimmetrie informative generali, quindi dare a tutti informazione pubblica, sempre nel vecchio paradigma che siamo tutti dei soggetti perfettamente razionali, e quindi quando comunque stringiamo la mano e facciamo un contratto, come dire, non avremo, abbiamo tutte le informazioni, siamo comunque felici di averlo fatto. In realtà uno dei problemi fondamentali di questi tempi è che ci siamo accorti che dal lato comunque della domanda, della razionalità, dell'informazione con cui facciamo certi scambi, abbiamo grossi buchi non tanto di informazione, ma buchi cognitivi di comprensione effettiva di quello che facciamo. Allora attenzione, che anche qui ci deve essere un meccanismo di adattamento legato al fatto che non è detto che avere accesso all'informazione significa eliminare una simmetria informativa che deriva da nostre incapacità cognitive. Infine, finisco, visto che siamo in questa sala, con Beccaria, che diceva questa cosa molto bella: ciascuno di noi vorrebbe che, Cesare Beccaria, i contratti che legano gli altri non ci legassero, perché ognuno di noi si vuol far centro di tutte le combinazioni del globo. Ecco, questa tentazione, diciamo, in qualche modo, secondo me, resterà anche con la blockchain. Grazie Antonio Nicita. Un'altra parola chiave: disintermediazione. Ma una domanda piccolina: se disintermediamo, e a farlo sono gli OTT, abbiamo enormi concentrazioni di potere, quindi abbiamo una disintermediazione che abbassa dei costi anche al dettaglio, ma crea dei nuovi faraoni e quindi dei nuovi despoti. La blockchain disintermedia, ma non crea dei nuovi faraoni o dei nuovi despota. Quindi la metafora della democrazia potrebbe forse essere letta così, e verrebbe voglia di dire, ma questa è la domanda, un sistema come la blockchain potrebbe togliere la sabbia sotto i piedi dei grandi OTT, cioè dei grandi despoti del momento? Ma sicuramente, come dicevo, nel momento in cui uno dei potenziali vantaggi, adesso non voglio usare questa parola, visto che in OTT they trust, il concetto della rendita informativa degli over the top oggi. Cioè il punto è che c'è una disintermediazione
tra, è vero, tra le transazioni, ma c'è una nuova mediazione che coincide con appunto il detenere in modo unilaterale, proprietario ed esclusivo, tutte le informazioni e tutti i dati che si raccolgono, mentre il blockchain fa esattamente il percorso opposto. Però approfitto anche di questo, quindi diciamo è vero quello che tu dici, io è che proprio diciamo la parola democrazia insomma, in questo momento nel mondo richiede riflessioni approfondite, quindi prima anche di espanderla... è uno dei concetti più in crisi del momento. Esatto, prima di estenderla diciamo ad altro, riflettiamoci. Uno dei punti importanti che veniva detto prima in relazione agli OTT è però che, attenzione, che gli OTT fanno una intermediazione, una nuova mediazione attraverso quelli che si chiamano i multi-sided markets, per cui le transazioni sono delle transazioni complesse dove più soggetti vengono messi insieme sul mercato. Allora, questa sfida che dici tu, di blockchain versus OTT, in prospettiva funziona nella misura però in cui non ci siano i silos di cui parlava lui. Certo. Perché i silos presuppongono che io mi concentro su transazioni che si esauriscono in un dato mercato rilevante o in un dato settore, mentre moltissime transazioni in realtà occupano più settori. E allora da questo punto di vista, se la sfida è una sfida diciamo di challenge alla rendita informativa degli OTT, prima che si arrivi ad una blockchain capace di rappresentare transazioni multi-sided markets ci vuole parecchia energia, insomma, e quindi non credo che sia un percorso immediato. Grazie Antonio Nicita.